Cavalier Cipolla. Me interessa solo una cosa a fine: mangiare i miei insettini. Ah, è proprio bella la vita di un geco. C'è soltanto una cosa che può rovinarla: tipo un'enorme lastra di marmo e di basalto che ti schiaccia. Fuori uno. Salto sul Ok. bancone e mi lancio a volo d'angelo sugli umani. Tirami due di 20, vediamo. 7 e 4. Aia. Oh, ti stampi per terra, no. Tu ti lanci. Solo che sei enorme in fare tutto questo, comunque ci hai messo il tuo tempo. Poi Quindi i tuoi umani ti urlato. hanno guardato. Fup, sono spostati e piombi per terra, facendoti. Cadi di faccia fortissimo, ti fai 6 danni. Proprio. Pam! Atterraggio su Namek. Io in barba alle norme igieniche mi accendo una sigaretta, anche se siamo all'interno di un ospedale. Ah, tu dentro la stanza ti accendi la sigaretta? Assolutamente sì. Nella stanza il dottore si inalbera. Ma scusi, è deficiente? L'anziano saggio. Rapidità di mano per tentare di inculargli la fiaschetta e bere un sorsino. Ok, puoi provarci. Okay. È un tiro difficile. No, è una cagata. Uno. Vedi che sta fissando le tue tette così, guarda. Io prendo il manganello e gli faccio un attacco ai testicoli. No, vabbè, gli dai, tiro non una può essere così strano. Ti ho solo dato una saccagnata terribile, ti ribalti per terra tenendoti i coglioni. Attenti alle sfere del drago. Ho detto, tu sei solo in mutande. Sono solo in mutande. Ok, ti accorgi che la tua non ha l'ombelico. Ok, però non è la prima cosa che noto, credo. Che poi GK che è una certa dotazione militare. Non mi avvicino perché il cazzo che mi avvicino, rimango proprio immobile. Guarda, quello. Sì, sì, sì. Il segreto del bastone magico. Io sento un po' un alito importante, capito? Mi giro e mi accorgo che ho queste due zanne di orco proprio ah, attaccate così. Ma perché siete a cucchiaio, quindi? Eh sì, bellissimo. Io non me ne ero okay, accorto. Sì, sì. Nostro, che cazzo fai? Gli do un bacio sulla guancia. Carini. Buongiorno, principessa. Beh! La principessa. Mi siedo su una poltrona e aspetto gli altri. Quale sì, poltrona? Secondo c'è? Te quale? C'è? Ah, è lì. Allora mi faccio rassicurare nel caldo abbraccio. Nella mia copertina. Cazzo, sono le 6 del mattino. Figa. 7. Erano le 7. Sono le 7? Il risveglio di C16. Preparo la sferetta di fuoco e... Andate a cagare! E la rilancio con potenza. Solo che ha rilasciato troppo tardi la fiammella, quindi anziché lanciarla fuori, l'ha lanciata nello spigolo della finestra. Bene. Che ovviamente scoppia, la casa inizia a prendere fuoco. Porco. Incendio a palazzo. Sì. Sono un uomo. Sì. Sono una donna. Sono confusa. Una bella ragazza. No, mi sa che è lui quello confuso. La trappola. Mi avvio dietro di lui il più velocemente possibile. Ecco, non sbatto. No, 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 va benissimo. No, Rocca invece va dritto come un treno. Non gliene frega un cazzo. In un minuto è arrivato all'ospedale, ma ci sono 5 persone per terra che sono state impattate dal treno. Ciuf, ciuf. E noi dietro. Rocca va dritto. Marini che scoppiano. Mele ovunque. Lei sopra e io dietro. Più veloce del lampo. Ti prego, fisico, non mi tradire! Triplo Kaioken! Triplo Kaioken. Siccome sono particolarmente incazzato, mm-hmm. incanalo ulteriormente la mia divinità, mm-hmm. ma di un bel po', mm-hmm. sul mio martello da guerra. Okay. Io in quel momento sto guardando la scena e godo. E ti faccio 4 di 8 di danni. 26 danni.
Esploso. Il Dream Team, cazzo. Alzi il martello, come per un montante, verso lo sguardo dell'inquisitore, quello è totalmente imbambolato dalla luce propagata dalla tua arma. Quindi non fa neanche in tempo a scansarlo e gli arriva sotto il mento, vedendo schizzare 7 denti in giro per l'aereo. E parte un porca puttana! Addio, dente. Ma sentiamo di che cosa sa questa birra. No, 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 no! Troppo tardi. No! Ma tipo all'istate, con tutte le vene così. 86 litri in un secondo, un flusso esagerato. La bocca che si allarga come quella del ragno di Lost in Space. Ah, sì. Svuotato, ha delle allucinazioni e poi crolla, di lato per terra. E vomita per ancora. Per terra, esatto. Di là. L'eruzione. Ma voi improvvisamente piomba il silenzio. Un silenzio ansioso di quelli che, sapete, precede la tempesta, che però non esita ad arrivare. Un rombo di tuono proviene dal culo di Anna. No! Oh no! L'esplosione. Cerco comunque di mantenere un'aria sveglia, no? Sì. Ma si vede che ho gli occhi gonfi come la merda. Aspetta, è Simone al mattino di norma, no. Capito? Esatto. Pensavo cocainomane appena rientrato a casa dei genitori per chiedere soldi. Esatto. Camera che è aperta perché la scimmietta aveva la chiave. La scimmietta è sul letto morta, tipo... Cocaina ovunque. Io ho quella sorta di frenesia che si prova quando non hai dormito tutta la notte, sì, ma sei a mille, quindi arriverà un momento di breakdown probabilmente, ma so già cosa fare in quel momento. La cocaina. Ah, pronti! La polvere magica.